Chiamavano il cecchino dell'Apocalisse nel nome del Cristo, ma non era chiaro il motivo, dato che di lavoro faceva l'impiegato in un ufficio di una fabbrica che produceva ricambi per automobili a Chivasso. Aveva pure una moglie e una figlia. I suoi colleghi lo chiamavano il cecchino dell'Apocalisse nel nome del Cristo. Tipo, lui arrivava in ufficio, il suo vicino di scrivania lo salutava così: ciao il cecchino dell'Apocalisse nel nome del Cristo. Con l'articolo, tra l'altro, andava dal lattaio e il lattaio gli diceva: buongiorno signor il cecchino dell'Apocalisse nel nome del Cristo, in cosa posso servirla? Pure sua moglie lo chiamava il cecchino dell'Apocalisse nel nome del Cristo, ma solo quando era arrabbiata, altrimenti lo chiamava caro. Sua figlia no, perché lo chiamava papà dentro la scatola. In effetti, sulla sua carta d'identità risultava chiamarsi il cecchino dell'Apocalisse nel nome del Cristo, di nome, di cognome Giannini. Dunque il suo nome e cognome completo era il cecchino dell'Apocalisse nel nome del Cristo Giannini. Quindi il motivo non è vero che non era chiaro, era chiarissimo. Lui di nome faceva il cecchino dell'Apocalisse nel nome del Cristo, cognome Giannini. All'inizio mi ero sbagliato, semplicemente aveva un nome strano che non si capisce come glielo avessero accettato all'anagrafe di Chivasso. Questo sì, questo è molto strano, straordinario direi. Straordinario. Niente, poi non successe altro di interessante. Giannini, Chivasso, voglio una sacca. Il cecchino dell'Apocalisse nel nome del Cristo. Il cecchino dell'Apocalisse nel nome del Cristo. Bravo, forte ragazzi. Gli andragattico potrebbe, cioè, non andate neanche nel proprio in ventilazione, quindi, guardate, pericoloso, vi assicuro.